Assessore Brahi, Calimera si rinnova nuovamente. Un altro punto del programma è proprio stato quello dello sportello informativo all'impresa. Il tutto coordinato dal suo assessorato, no? Attività produttiva. Certo, noi ci teniamo molto a questo aspetto, siamo molto vicini alle aziende e quindi proprio per questa ragione, per fargli capire che è un momento particolare per tutti, ma proprio per questo dobbiamo approfittare di questo momento e quindi approfittare di bandi che possono essere utilizzati e quindi cogliere subito queste opportunità che ci permetteranno di dare una svolta a questo momento di crisi. Quindi è per questo che abbiamo insistito tanto su questo sportello e su questa iniziativa. Oggi siamo qui per spiegare un pochino cosa stiamo facendo e per invitare tutte le aziende ad porre la massima attenzione su questo aspetto. Grazie. Bello, chiudi. Dottore Sandro De Giorgi, Atena Promozione e Sviluppo. Calimera è fiera comunque di averne fatto parte di questo progetto. È un progetto nuovo, quello di informazione. Di parti, Giovanna, perdona. Dottore Sandro De Giorgi, ente Atena Promozione e Sviluppo. Questo è un progetto che comunque ha coordinato con l'amministrazione comunale in merito a questo sportello informativo alle imprese. Tutto ciò che cosa porterà nel comune di Calimera? Sì, salve a tutti. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare l'assessore e l'amministrazione comunale per aver voluto questo sportello, soprattutto in questa fase economica delicata. Un po' ci siamo messi alle spalle, speriamo definitivamente il Covid. Speriamo adesso di non avere altri problemi con la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Quella di oggi è una delle iniziative che questo comune, insieme all'assessore Brahi, ha voluto proprio per stare a fianco di cittadini e imprese. Perché quello che diciamo sempre noi, l'importante è informare imprenditori e cittadini che vogliono realizzare nuove realtà imprenditoriali, perché molto spesso non sanno ed avviano iniziative magari senza sapere che potevano magari utilizzare fondi e quindi risparmiare quasi un 50% del loro investimento. Quindi il consiglio che diamo sempre noi è: prima di muovermi su qualunque iniziativa, chiedeteci. E con questo sportello potete farlo gratuitamente, noi siamo al vostro fianco per supportarvi, orientarvi, anche gli stessi ragazzi, come siamo abituati con Atena Formazione e Sviluppo a fare, per tutto ciò che riguarda anche la formazione professionalizzante per l'inserimento sempre nel mondo del lavoro. Servono certo idee vere, concrete e reali per avere i bandi e ovviamente i fondi disponibili che la Regione mette a disposizione. Diciamo che anche in questo sportello informativo le persone, no, gli utenti possono comunque dare la propria disponibilità al lavoro, quindi se uno vuole, un imprenditore ha bisogno di manodopera, oppure lo stesso operaio, manovale, ha bisogno di una forte motivazione al lavoro, può rivolgersi a voi? Come abbiamo sempre ribadito, noi promuoviamo una formazione non per gli enti di formazione, ma per i ragazzi, perché noi vogliamo dare intanto corsi veri che possano aiutarli ad entrare veramente in azienda, ad inserirsi lavorativamente. Quindi sia con corsi professionali, ma anche con corsi un po' più di alto profilo. Allo stesso modo aiutiamo le stesse imprese ad inserire nel mondo del lavoro i ragazzi, magari conoscendoli all'inizio con un tirocinio, come abbiamo fatto in passato anche attraverso Garanzia Giovani, dopodiché molto spesso questi tirocini si sono trasformati in contratti veri e propri. Grazie. Anche la provincia di Lecce, con il consigliere provinciale Brisio Maggiore, ha questo sportello informativo che il comune di Calimera ha voluto realizzare, no? Sì, siamo presenti perché dove ci sono progetti rivolti ai giovani, rivolti alle categorie, soprattutto in questo momento storico danneggiate, perché per i giovani in Italia non c'è molta opportunità, siamo presenti per poter stimolare e portare avanti un progetto giovane dove il futuro spetta a loro. Quindi si parlerà in questo sportello di finanziamenti, di offerte e anche, no, anche manodopera, o sbaglio, assessore? Diciamo che ad oggi un giovane, se vuole investire, ha difficoltà anche a trovare il modo per poter capire come si fa. E la funzione di questo sportello è proprio quello: far avere le istruzioni vicine ai cittadini, soprattutto giovani che hanno voglia di fare e voglia di imprenditoria. Grazie.